Mitici Interviste. Ciao, sono Dario Ganz e sono il fondatore del progetto Dolomitici. Ti faccio una piccola presentazione se non conoscessi ancora bene il progetto, che nasce nel 2008 e si amplia negli anni ascoltando un po' tutto quello che è il respiro del territorio e dei satelliti che gravitano intorno alle nostre Dolomiti. Nasce inizialmente solo su Facebook con il gruppo e poi si amplia con la pagina internet, quindi se vieni su www.dolomitici.it scoprirai che pian piano stiamo creando anche una specie di contenitore nel quale raccogliere un po' le esperienze che in questi anni stiamo vivendo. In particolare ci sono le interviste, ma anche i progetti ai quali abbiamo partecipato mettendoci anima e corpo. Proprio uno di questi satelliti che scopriamo ci stanno qui attorno è questo progetto Montagne del Veneto dell'editore CR Edizioni, e al quale hanno partecipato due bravissimi nostri iscritti super dolomitici da tanti anni. Uno è Stefano Maruzzo e l'altro è Nicolo Miana, del quale vediamo in questo momento la magnifica copertina. Quando ci raccontano di aver partecipato così attivamente e con entusiasmo al progetto, nasce da sé che desideriamo fare una piccola intervista e capire e compiere concretamente tante cose, insomma, di questo magnifico volume, di questo magnifico libro. E quindi ecco che questa sera con noi ci sono Carla Silvestrin, che è amministratrice da tanti anni, e Gianluca Calamelli per il gruppo Dolomitici. Invece per CR Edizioni ci stanno Marco Girardi e Mauro Varotto. Il meraviglioso Montagne del Veneto lo puoi consultare in anteprima in PDF anche dal sito di CR Edizioni e poi naturalmente lo trovi nelle migliori librerie. E adesso iniziamo a parlare del libro. Chi comincia? Cominciamo con Carla. Vai, Carla. Io un saluto a Marco Girardi, Mauro, i nostri amici. Ecco, noi abbiamo sempre pensato che comunque le Dolomiti fanno dai 1000 metri in su. Quando ci è arrivato in mano questo libro, il racconto, la fotografia serra armonica nella sua composizione, e ci siamo ritrovati come anche come carattere, perché in fondo Marco, non so, la genesi della partenza di un libro di questo tipo, da dove parte dalla foto, parte da un testo, parte da una ricerca, parte da un desiderio, presumo, prima di tutto. Sì, guarda, è nato fondamentalmente da una lunga discussione, una riflessione che abbiamo fatto in casa editrice, e in particolare io e Gerardo Gerard, che ha diretto per lunghi anni le grandi opere di CR Edizioni, il Brenta, la Marmolada, i volumi sulla Lessinia o sull'Altopiano di Asiago. La nostra idea era di provare a rendere disponibile a un pubblico ampio e vasto l'essenza, diciamo così, delle montagne del Veneto, che sono a nostro avviso qualcosa di unico, impareggiabile in tutto l'arco alpino, perché in fondo in un piccolo arco che blocca qua a nord un pezzo che va fino alla laguna, cioè quel pezzo di pianura veneta, si dispiega una varietà impressionante di paesaggi, proprio di montagne. È per quello che abbiamo deciso, per questo titolo collettivo, Le Montagne del Veneto, volendo sottolineare proprio le diversità che vanno dal Garda, che è il punto del Mediterraneo più a nord sostanzialmente d'Europa, fino alle Dolomiti, insomma. Questo spero a grandi linee di aver chiarito cosa intendevo. Il titolo bellissimo, l'introduzione, diciamo, la frase, l'aforisma: non si vedono con chiarezza le montagne quando ci si sta in mezzo.
Ecco, noi che gli scarponi li consumiamo, noi che gli scarponi li usiamo per addentrarci in quelle forre, in quei crepacci, in quella fragilità, ecco, di questa roccia che la tocchiamo, la sentiamo tutta, non abbiamo l'idea di come possa essere anche morfologicamente questo angolo meraviglioso che ci è stato donato al Veneto. Lo abbiamo quando ci eleviamo, quando arriviamo in vetta, ma qui si va oltre. Quindi sì. I fotografi sì, si va oltre perché il nostro punto di vista era proprio quello, provare a cambiare il punto di vista, scusate il bisticcio di parole. Ed ecco che il ricorso a foto aerea, a foto dai droni, e credo che chiunque di noi che ha percorso questi sentieri si trova un po' spaesato, insomma, era un effetto voluto, perché così ci pare un modo per, ci sembrava, insomma, il modo migliore per provare a entrare nello spirito di queste montagne. Dal punto di vista morfologico, come dicevi tu, cioè i grandi paesaggi, la geografia proprio fisica, la fisicità delle montagne del Veneto, e poi nella seconda parte quello che una volta si chiamava paesaggio umano, cioè il modo in cui l'uomo ha domesticato queste montagne, ne è stato attratto ma ne è stato anche respinto, insomma, per cui ci sono, non so, la tragedia della guerra, la prima guerra mondiale vissuta praticamente solo sulle montagne Veneto o quasi, e non so, la tragedia del Vajont, per ricordare uno dei momenti topici del Novecento. Il libro è suddiviso in capitoli, ecco perché è veramente impossibile staccare il testo dalle immagini, anche perché ha veramente l'ambizione di senza essere monografico, di raccontare tutti gli aspetti della vita, della montagna, della vita in montagna. Chi l'ha curato? Sei stato Mauro? Sei stato te a suddividere questi capitoli, il libro, il testo? Sono bellissimi, perché si parla da... Ecco, mi è piaciuto moltissimo la parola Heimat, che è la patria, è la casa, giusto? Come se in una sola parola è il riassunto, ecco, per coloro che vivono e che approfondono. Mauro. Sì, senz'altro è una parola centrale, Heimat, vuol dire patria, ma non la patria, diciamo, che per la quale si è combattuto nel primo conflitto mondiale. È una Heimat con la minuscola, sono piccole patrie quelle che sono presenti nelle nostre montagne e danno l'idea appunto della dimensione fortemente addomesticata anche di questi ambienti, perché vedete come questa immagine bellissima sulla marmolada, che secondo me è impressionante, il volume è pieno di queste vedute, è ricchissimo di queste vedute dall'alto, che danno l'idea proprio dell'impolenza di questi massicci, di questi atolli dolomitici, però diciamo così, il volume proprio come dire, tiene in equilibrio e alterna queste visioni imponenti di queste morfologie naturali con i dettagli e l'attenzione minuta al paesaggio costruito da parte dell'uomo. E credo che questo sia uno dei pregi di tutta l'attività di CR, cioè io questo lo vedo proprio come un volume che corona un'attività, direi, ventennale di attenzione al nostro territorio. E infatti questo libro un po' riassume, un po' la summa di questo lavoro di decenni, perché non si fa un volume così di qualche anno, cioè non si costituisce, sì, ma
ovviamente affonda le sue radici su un lavoro di ricerca, anche di archivio, perché poi non ci sono soltanto immagini di fondo, immagini dall'aereo, dal drone, ma ci sono anche foto d'archivio, ci sono foto storiche, ci sono mappe. Quindi certo le foto sono bellissime, ma sono arricchite anche da questo corredo di informazioni storiche, informazioni iconografiche che completano appunto il quadro della Veneta. Io nell'introduzione, il grosso dei testi delle didascalie l'ha fatto Paolo Lazzarin, che ha curato molto bene proprio il commento di ogni test, di ogni immagine. Devo dire che anche in questo CR va dato a CR, a Gerardo Gerard soprattutto, che ha iniziato queste collane di volumi, va dato atto del fatto che c'è un intento proprio educativo, no? Non c'è la voglia sì di stupire, no? Il lettore, l'ammiratore di queste montagne, ma c'è anche la voglia di educarlo, di fare conoscere in profondità il significato di questi scatti, no? Di offrirne una lettura approfondita. E allora è proprio questo connubio, no? Di bellezza, ma anche di conoscenza, che fa la preziosità del libro. Ecco, io credo che sia questo veramente l'elemento importante, che tra l'altro secondo me risale a Eugenio Turri, perché Eugenio Turri aveva questa abitudine di commentare le sue fotografie con le lunghe didascalie, e questa è una cosa che è rimasta appunto anche nei volumi CR. Poi, se posso aggiungere, se puoi tornare sulla immagine della marmolada, che è quella di pagina, mi pare, 56, eccola qui. Ecco, questa è particolarmente impressionante. Ce ne sono varie immagini della marmolada, alcune più colorate anche, ma questa qui è particolarmente, ecco, come questa, che è spettacolare, ha un colore fantastico. Ma questa, quella di prima, pagina 56, dà l'idea proprio dell'agonia del ghiacciaio, perché è scattata in un periodo tardo estivo autunnale in cui il ghiacciaio è esausto, lo vedete soprattutto grigio, e lo vedete proprio completamente, come dire, appiattito, no? Se noi confrontiamo l'immagine della marmolada dei primi del Novecento, l'avremmo visto rigonfio quel ghiacciaio. Questo per dire che appunto queste immagini sono bellissime, ma sono anche immagini che servono a far riflettere, perché il ghiacciaio della marmolada sta veramente scomparendo davanti ai nostri occhi molto rapidamente. Noi lo misuriamo ogni anno e ormai ha perso il 75% della superficie e l'80% del suo volume, e quindi ormai non dico che ha gli anni contati, ma sicuramente i decenni contati, ed è una montagna simbolo, no? Volevo arrivare a queste tematiche che avete voluto, anche abbastanza forti, che avete voluto trattare. E sempre parlando così, come impostazione, vedevo, mi sentite così? Sì. Vedevo, a partire dalla copertina, anche prima si parlava di una scansione in diversi capitoli, anche un percorso particolare che avrete voluto fare. C'è subito un punto d'unione, Veneto, Venezia, c'è questo simbolo forte, una proiezione, quasi una prospettiva schiacciata sulle montagne, e poi subito un giro della brigata, quasi un abbraccio della pianura che va verso la montagna, un percorso lineare che si muove proprio verso i monti. Ecco, come descrivereste questo percorso, che forse anche un po' di noi turisti, parlo per me che sono qua di Venezia, un po' turisti della montagna che vanno a vedere queste bellezze. Rispondo io, vuoi rispondere tu, Marco? Io posso dire la mia. No, puoi rispondere tu, dai. Guarda, io Gerardo mi ha spiegato un po' anche tutta la genesi del percorso, poi sono stato invitato a scrivere l'introduzione, e devo dire che l'intento era proprio questo, di far capire quale che relazione stretta, la relazione molto stretta che c'è tra questo mondo montano e la pianura veneta. Cioè, questo è veramente quello Veneto è veramente un microcosmo che somma ambienti diversissimi nel giro di poche decine di chilometri. Cioè, si passa, insomma, è una sorta di grande caleidoscopio delle morfologie naturali che vanno dalle alte vette fino alle lagune e alle coste, no? E con questi tre obiettivi potentissimi ci fa capire che la montagna è molto vicina alla pianura. Per tanti motivi, è vicina per la sua genesi, perché è una montagna che nasce dai sedimenti marini,
ma è vicina anche per tutta la colonizzazione storica di questi territori, fino ad arrivare ovviamente all'epopea turistica, che chiaramente fa delle Alpi, non solo delle Dolomiti, ma delle Alpi, le montagne più abitate e più visitate del pianeta. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, delle opportunità che questo ci dà, ma anche dei rischi, no? Dei rischi legati proprio a uno sfruttamento eccessivo, magari, oppure a una frequentazione senza una grande sensibilità, senza grande attenzione al patrimonio che abbiamo ereditato. E una cosa molto bella, ecco, questa copertina lo dice bene, è che queste montagne fanno un po' da corona, no? Fanno un po' da corona alle nostre città, al nostro mondo urbano, però dall'altra parte non sono un confine, o meglio, lo sono state un confine da sempre, storicamente, ma quel confine non era, fino alla prima guerra mondiale, una frontiera chiusa, era un luogo di scambi, di confronto, tra risorse diverse, tra ambienti diversi, ma anche tra persone diverse. Quindi dire che la montagna, infatti mi piace anche che si chiamino, che il titolo sia Montagne del Veneto, non Montagna Veneta, perché certo sono montagne del Veneto perché appartengono amministrativamente a questa regione, ma non sono soltanto Veneto, perché c'è la colonizzazione cimbra, ci sono influssi di tantissime popolazioni diverse, e bisogna proprio cogliere questa ricchezza, perché altrimenti non si capisce il valore sia naturalistico, ma anche proprio storico e culturale di queste montagne. Se, scusa, se posso intervenire, mi fa veramente piacere. Una cosa che noi fin dall'inizio con il gruppo Dolomiti abbiamo sempre portato avanti, quella di non avere un confine, no? Cioè, Pelmo bellissimo sia dalla Val Fiorentina che dalla Val del Boite, oppure le tre cime di Lavaredo, non mi importa qual è il lato migliore, se da Misurina, da Auronzo o da Sesto, cioè io voglio un pianeta Dolomiti vivibile, fruibile da noi che le viviamo, da chi viene a ossigenarsi i polmoni e da chi viene a conoscerle, libero, senza dover pensare a sotto che campanile sta, o se è un'amministrazione di un certo tipo o di un altro. Quindi mi è piaciuto tantissimo fin da subito conoscere e vedere descritte, no, queste montagne, che noi spesso nel Dolomitici accogliamo foto di chi ci manda, per esempio, le piccole Dolomiti sopra Recuaro, il Carrega, immagini di quelle zone lì, oppure del Baldo, e voi effettivamente le avete raccontate, avete proprio, il libro inizia raccontando le Dolomiti dal Lago di Garda. Poi guardavo a pagina 138, studiate, che è meravigliosa la carta che racconta il ruolo dei corsi d'acqua. Ora sappiamo un Brenta, un Adige, un Piave, il percorso che fa nel Veneto, e sappiamo bene cosa trasportava, con tutto il lavoro dei tappieri, ma il legname che viene da lassù è venuto a costruire qua giù. Voglio dire, c'è questo percorso di unione che non è solo fisico, ma è anche temporale. Che dicevi, ma Mauro, il discorso dello sfruttamento del territorio, quello che poteva essere e quello che è adesso. Voglio dire, per fortuna le esigenze, anche tante esigenze sono cambiate, perché voglio dire, ci sono state anche tante cave, tante miniere che sono state proprio sfruttate. Noi partiamo, per dire, dalla Gordino, con la Valle Imperina, o con quelle del Primiero, o quelle del Fursil, che tra le altre cose il ferro del Fursil è stato trovato in oggetti fino in Scozia, voglio dire, le famose armi degli spadai dell'Unesi, ma anche le stesse cave, sto pensando la cava in Bayont, quella sopra, Monte Buscada, sì. Bravo, cava Buscada, non mi veniva,
Quindi voglio dire, questo anche sfruttamento, adesso è forse le esigenze sono cambiate, ma forse è anche tempo di rivedere rivedere tutto in un nuovo modo di siamo un po' nei confini nel volerlo sfruttare in un certo tipo, con un certo tipo di turismo, ma questo turismo non può essere adattato al anche proprio se parliamo appunto con l'acciaio della marmolada, alle esigenze climatiche che stanno precipitando. Cioè, vedo molta schizzi in questo momento da questo punto di vista. Sì, il turismo è una grande risorsa, ma può essere anche un fattore di impatto notevole, anche perché molto spesso il turismo concepisce la montagna come una sorta di playground, un divertimentificio a sua disposizione, no? E si preoccupa poco di quelli che sono equilibri complessi. Non dimentichiamo che la montagna del Veneto è il 30% del territorio, ma solo il 6% della popolazione vive in montagna, e di questo 6% probabilmente una buona parte è anche una residenza fittizia, no? Come seconda casa un po' nascosta, no? Ora, è importante considerare che il turismo deve integrarsi con la presenza della popolazione che abita la montagna, perché solo in questo modo è possibile garantire un certo tipo di manutenzione. Questo è un tema molto forte ultimamente, anche perché anche prima del coronavirus, ma ancora di più nel coronavirus, si è come un po' riscoperto, no? Il valore di queste aree un po' appartate, dove non c'è congestione, dove non c'è congestione turistica, adesso si stanno un po' cercando. Ed effettivamente però c'è bisogno di garantire servizi, c'è bisogno di garantire la banda larga, quindi garantire insomma un'abitabilità di queste montagne e una presa in carico proprio della manutenzione anche degli ambienti, perché non dimentichiamo che nel 2018 c'è stato un passaggio epocale in Italia, e cioè la superficie forestale ha superato quella agricola per la prima volta, diciamo, dopo secoli. E di fatto questo è il segnale dell'abbandono della montagna in particolare, e quindi anche di tutto quel microcosmo domesticato. Adesso è appena passato per esempio quella foto dell'altopiano con le platten, che è bellissima, questo ricamo di pietra, come si potrebbe definire, no? Questo ricamo di pietra che è il frutto di un'articolazione degli spazi per la pastorizia e per la coltivazione, e sono le classiche pietre di rosso ammonitico che hanno una storia secolare, cioè ci raccontano proprio dei percorsi, dei luoghi in cui si passava con le greggi e così via. Quindi ecco, questo qui è un patrimonio che noi abbiamo ereditato e che dovremmo forse preservare e valorizzare di più rispetto a quello che si fa normalmente. E quindi anche questo è uno degli obiettivi del libro, no? Cercare di far capire l'immenso patrimonio che abbiamo ereditato, legato a secoli e secoli di attività economica, a volte più importante, a volte meno. 600 anni di 600 anni di fluidazione del legname ci sono stati qui. Su quello che questa era l'immagine di cui stavo parlando Carla prima, no? Esatto, esatto. E quindi ecco, ripeto, dare profondità quindi alla nostra frequentazione, anche con una certa consapevolezza di quello che è il retaggio storico, di quello che abbiamo ereditato in termini di paesaggi, di ambienti e anche di segni dell'uomo, è fondamentale proprio per garantire questa bellezza anche dei paesaggi che abbiamo di fronte. Vediamo l'attività pastorale. Adesso per esempio il libro si chiude, no? possiamo dirlo, il libro si chiude con una foto che è una foto di speranza, no? In questo senso. Mi piace l'idea che si sia voluto chiudere il libro con quell'immagine lì, però, una giovane sì. Mi aveva molto colpito, ecco, perché il libro porta proprio in ultimo delle tematiche molto, molto pressanti, molto attuali, che sono tre temi diversi, ma a loro modo che parlano appunto di questi rischi. C'è il rischio quello delle tragedie delle gestioni sconsiderate, parliamo del Vajont, e c'è un rischio di alterazioni climatiche, quelle che stanno portando allo scioglimento dei ghiacciai, per cui
a capire come noi possiamo influire anche su quello che è questo microcosmo delle montagne venete, delle Dolomiti. E molto molto importante questo discorso di cui accennavi anche prima, dell'abbandono della montagna, di questo non trovare più nella montagna quello che serve sostanzialmente alla nostra vita, se è vero così. E dopo queste tematiche, adesso non so che se volete anche approfondire, che sono molto importanti, avere queste immagini di chiusura, come dicevi tu, mi ha fatto molto piacere, perché abbandono sì, ma qualche spinta probabilmente anche nei giovani adesso forse si riesce a vedere qualche segnale particolare. Ecco, come vedete voi questa cosa? Per noi quella foto, cioè, penso che ormai si sia capito, abbiamo raccontato per assaggi le montagne del Veneto e volevamo chiudere in maniera forte guardando avanti. Abbiamo guardato per tutto il libro all'oggi, a ieri, a un ieri molto distante. Il volume si apre con quel pesce angelo che viene dalla pesciara di Bolca, cioè milioni di anni fa, quando c'era una laguna. E si chiude con dei giovani che decidono di ritornare in montagna o di restarci, e questo ci sembra, come dire, un discorso di speranza anche per domani. Insomma, non c'è solo l'abbandono, insomma, in montagna, c'è anche qualcuno che vuole tornarci per costruire una vita e per tenere, come diceva prima Mauro, per offrire la possibilità di mantenere, proprio di fare manutenzione della montagna. Sì, tra l'altro, se posso aggiungere, questo è un dato in controtendenza, cioè il ritorno della pastorizia, statisticamente comprovato anche dai censimenti dell'agricoltura, cioè due giovani pastori che tornano a condurre greggi un po' in tutta Italia. Però, nonostante questi segnali in controtendenza, è ancora un settore molto fragile per tanti motivi. Non c'è una formazione adeguata dal punto di vista proprio della professionalità, di questa, che invece è una professionalità complessa, difficile, ricca. Poi non c'è tanta burocrazia, e questo mondo è un mondo che paradossalmente non è difficile per la fatica di seguire il gregge, con il brutto tempo, il bel tempo, lo spostarsi, eccetera. È difficile soprattutto per due motivi, che se andiamo a vedere sono due motivi legati al nostro mondo, al mondo della città, al mondo urbano. Da un lato è l'impossibilità per le greggi transumanti di attraversare d'inverno i comuni di pianura. Molti comuni vietano alle greggi di passare perché sporcano le strade, eccetera. Quindi il pastore è costretto a caricare sul camion le proprie pecore perché non può passare lungo gli argini, per esempio, cosa che si fa da secoli. Dal Grappa si vede giù Bassano, vero? Il Bassano è un po' più a destra, non si vede, comunque i colli Asolani, sì. Il pastore che si trova davanti alla pianura e deve fermarsi lì. E deve bloccarsi. E dall'altra parte c'è invece il pericolo sempre maggiore delle aggressioni dei lupi e degli orsi. Notizia proprio anche di questi giorni, 40 pecore sgozzate sul Pasubio. Anche lì l'impossibilità di tutelare le proprie pecore di fronte agli assalti sempre più frequenti di questi animali che si stanno difendendo. Io non ho niente contro il lupo, ma è chiaro che il pastore non può trasformarsi in bancomat che riceve il compenso ogni volta che viene sgozzata una pecora. Insomma, è chiaro che questo impedisce, rende molto difficile il suo lavoro, soprattutto in molte zone in cui lasciava le pecore libere e che adesso non può più fare, quindi deve sempre continuamente recintare. Questo impedisce anche il pascolamento su zone che normalmente erano pascolate. Ecco, questi sono alcuni problemi di un settore che tuttavia è molto importante per il mantenimento del paesaggio, perché è solo attraverso l'attività di pascolamento che possiamo mantenere gli spazi aperti, gli spazi pubblici, le praterie alpine, che poi sono così belle anche dal punto di vista paesaggistico e turistico. Sì. Quindi, ecco, questo è proprio per dire che il volume vuole un po' anche invitare a cogliere la complessità di queste questioni e a non avere un'immagine un po' troppo così edulcorata e superficiale, diciamo, di questi bei paesaggi che sono comunque spettacolari. Certo, molto spesso si parlava in questa seconda parte del libro allora dell'uomo, e molto spesso c'è un po' questa dicotomia, diciamo, fra l'uomo che abita la montagna
e l'uomo che la vive in maniera più leggera. Però un fruitore di questo libro, di questo percorso visivo, sicuramente è un po', chiamiamolo il foresto, quello che viene, si stupisce da tutta questa bellezza e viene per tante cose. Vedo alcune immagini dell'uomo che scala, l'uomo che va in sci, e per cui l'uomo che fruisce sicuramente questo ambiente da turista, da persona che vuole giustamente divertirsi, girare, conoscere. E che ruolo può avere il turista, l'uomo turista in questa montagna? Rispondo io, poi magari Marco mi integra. Io penso che il turista sia ineludibile in questa montagna, ormai l'economia è un'economia prettamente turistica. Il problema è riuscire ad integrare questa economia con altre economie, altre attività. Quindi l'atteggiamento del turista deve essere sempre un atteggiamento di chi è ospite in questo mondo, no? Non che pretende sempre in qualche modo che tutto ruoti attorno a se stesso, ecco. Questo è un po' l'errore che si è fatto negli ultimi decenni, in cui è stata una vera e propria colonizzazione, no? Ma colonizzazione nel senso proprio, come dire, più pesante anche del termine, perché si è preteso che tutto fosse a propria disposizione. Pensiamo agli impianti di innevamento artificiale, no? Pensiamo ai problemi della neve, che sono sempre più che è sempre meno frequente e che quindi richiede poi sempre più energia e acqua per poter essere sparata appunto con i cannoni. Questo è solo un esempio, no, di un'economia turistica che pretende comunque di avere la montagna che si aspetta di vedere, di trovare, no? C'è un bellissimo dossier di Legambiente, si chiama Neve Diversa, e spiega proprio in quanti modi si può vivere la neve senza per forza sciare, no? Perché se gli impianti di risalita non ci sono o la neve non c'è, si può comunque vivere l'inverno in qualche altra maniera. Certo. Ecco, questo è un esempio, no, che si può portare. Certo. Posso dire una cosa, scusate, sull'aspetto dei testi, poi lascio la parola a Marco. Devo dire che va apprezzato moltissimo anche lo sforzo dell'editore di produrre tutti i testi sia in italiano che in inglese. Sì, due colonne. Quindi, ecco, vuol dire che proprio il volume si rivolge anche ad un pubblico, potenzialmente straniero, che si avvicina alle nostre montagne magari. Ecco, un po' chiudere un cerchio con i primi pionieri che ci hanno fatto un po' conoscere. Bravo Gianluca. Infatti io volevo proprio dire che è meravigliosa anche la parte storica che avete inserito, che è molto bella. Poi anche questa parte che racconta un po' delle pubblicità, diciamo, no? che erano, queste sono solo alcune che erano state fatte. I primi manifesti, sì. Eccoli qua, i primi salitori. Devo dire che qui si vede l'occhio di Gerardo Gero, che ovviamente ha messo in evidenza quell'epopea alpinistica, perché da bravo alpinista, insomma, apprezza molto. Mi ha fatto venire la pelle d'oca a leggere questa cosa qui. Dov'era? Quella della Marmolada, che dice che in pratica il primo salitore della Marmolada fu nel 1864 Groman, no? Sì. Vediamo se... In che pagina era? Era questa? Vabbè. E mi è rimasto impresso perché io, da volontario di Croce Rossa, nel distintivo della Croce Rossa... 55, Dario. 1855? Pagina 55. Ah, grazie. Bravissima. Eccola lì. Eccola qui. Fu Paul Groman nel 1864. Mi viene da pelle d'oca pensare che in quel momento a Ginevra si riuniva Henri Dunant con alcuni suoi amici e fondava questo sodalizio che poi diventa la Croce Rossa Internazionale, e da poco tempo si era appena svolta la battaglia di Solferino, quindi e nel frattempo le Dolomiti, che sono le stesse che oggi noi percorriamo e camminiamo e facciamo fatica e ci emozioniamo, sono le stesse che dall'864, 964, cioè in questi ultimi 150 anni, le abbiamo utilizzate da fronti diversi, no? Groman da arrampicatore e da scopritore,
e la Amelia Edwards nel 72, mi pare, 73. Nel 73, e insomma, ecco, e niente. Marco? Ma ovviamente di cose ce ne sarebbero altre da dire. Volevo tornare sul turismo e l'utilizzo della montagna. Credo che sia, come dire, una questione complessa, come ha mostrato bene Mauro, molto culturale. Vi faccio un esempio. La montagna spesso offre banalità, ma perché il turista chiede banalità? Cioè, ci sono solo pizzerie dappertutto, cioè, è un peccato, insomma. È nel senso che è vero che così si lavora, però forse non è necessario offrire per forza il panino, l'hamburger, anche, capite cosa voglio dire, insomma. Cioè, analizziamo anche l'offerta, andiamo sicuramente incontro a un pubblico molto vasto, però perdiamo alcuni dei valori che credo abbiamo cercato di dimostrare, cosa c'è dietro, che storia c'è, lunga migliaia di anni, e li perdiamo inevitabilmente, insomma. Certo. Io volevo dire a Gianluca, che prima ha detto che forse è un libro che va per i turisti, per chi viene, volevo dire che in realtà io, da, per esempio, da Agordino, ho trovato grandissima emozione nel guardare questa foto qua. Cioè, io che sono nato e cresciuto per 40 anni, 45 anni qui sotto, poi sono spostato a Belluno, ma ho abitato qui per tanti anni e l'ho sempre guardato da sotto in su, ho sempre guardato il tramonto, no? Le Moiazze. Adesso finalmente, grazie a questa immagine, che credo sia di Stefano Maluzzo, immagino, ho capito effettivamente come e dove girano dentro le valli, e quindi è un libro che verrà sicuramente apprezzato anche dalle genti di montagna che magari non hanno la possibilità, come me per esempio, perché ormai faccio camminate molto semplici, di frequentare queste cose, di capirle. È vero che esiste Google Earth, però insomma, ma è un'altra cosa vederle in questo modo, no? Vedere la Val Civetta, vedere questa nuvola che si ferma sulla nord-ovest, insomma. Certo. Ecco. Cosa ne dite? Ci sono altre considerazioni? Beh, ha introdotto dei fotografi, insomma, bisogna dare, ringraziare loro, certo, prima di tutto. Beh, che sono molti, insomma, tra alcuni di loro, nati, c'è per esempio Giampaolo Calzà Petene, che ha fatto molte foto sui Lessini, c'è l'archivio di Tappenheim, insomma, Ghedina, Maruzzo, certo, l'abbiamo già ricordato, e anche grazie all'impegno collettivo di tante persone che abbiamo, alcuni ci hanno fatto degli scatti appositi, cioè su nostra richiesta, per trovare quel pezzo che a noi sembrava mancasse nel puzzle delle montagne venete. No, no, è senz'altro una cosa importante. Eccolo qui anche Niccolò Miana. Sì, Niccolò, che ha fatto anche poi quella di copertina da Venezia, no? Certo. Sì, sì. Allora, vedere queste belle immagini, direi che è un po' anche un augurio, come si diceva prima, a fare in modo che non siano, diciamo, anche banalizzate da un turismo mordi e fuggi, da un turismo che stravolge la loro natura, ma che siano veramente conservate in questa bellezza. Sì, certo. Questo penso sia una cosa molto bella e importante. E soprattutto poter anche poi navigare, andare in tanti altri luoghi, quindi è riduttivo ridurre a il Pelmo, il Civetta, le Tre Cime, no? Che noi continuiamo, certo, a vedere, ma ci sono talmente tanti scorci, insomma, mi viene in mente, non so, la valle di San Lucano, la valle Zoldana, il Sasso di Bosco Nero, il Comelico, Padola, quelle meravigliose piste che avete mostrato, ma anche giù nella valle di Feltre, come poi anche tutta la zona appunto della provincia di Verona e di Vicenza, con le
all'altopiano di Asiago, quindi c'è veramente un pianeta grandissimo da esplorare con le montagne del Veneto. Io vi ringrazio tantissimo. Volete chiudere e dirci qualcos'altro? Ringrazio io personalmente, perché ecco, mi ritrovo su tra testi e immagini, trovo un senso anche a cui ho dato al mio andare in montagna in questi ultimi anni. Come diceva Marco, sono convinta che un tipo di turismo culturale sia la carta più bella da poter giocare, e parlo da quando ho avuto i miei figli. Ho dovuto virare, perché prima si faceva il giro del Civetta, sì, il giro delle Tre Cime. Io mi ricordo che avevo 15 anni quando salì da Cencenighe e feci il giro del Civetta, tutti morti, ma insomma sono esperienze che fai da giovane, ma poi bisogna trasformarle, e la ricchezza è arrivata quando sono arrivati i miei figli e abbiamo cominciato ad aprire i libri. È arrivata la guerra, abbiamo capito cosa è successo, e allora si comincia con certi itinerari. Mi è venuto fuori la Amelia Igos, grazie anche a Dario, Dino Puzzati, che per me è un nome tutelare, un tipo di turismo che punti anche a questa, alla storia. Mondeval vanno tutti per fotografare il laghetto, che è una pozzetta, povero, ma Mondeval ha una storia, una ricchezza che è preistorica. C'è il cacciatore che si ferma a dormire lì. Lo sanno, e lo prendi dal meraviglioso Giao, inflazionatissimo, ma prendilo da Mandritz, prendilo da giù, dove sono stati ritrovati anche il vasellame. C'è tutto un itinerario. Il libro spiega la parte storica, uno dei capitoli, è come dire, tocca tante cose, e riuscire a stimolare la curiosità affinché chi lo legge possa approfondire è fondamentale. Allora si va da CR, che ha le fonografie apposite. Guarda che in quella foto lì, in 100 km in pratica circa, ci sono tre patrimoni dell'umanità, dell'UNESCO, cioè guarda, Venezia, poi a metà ci sono le colline più o meno sotto il Prosecco, e dietro le Dolomiti, quindi questa copertina qua c'è veramente tutto, c'è tanta roba, come si dice, no? Sì. Bellissimo. Bene, io vi ringrazio tantissimo, Marco Girardi, Mauro Varotto, ma anche tutti gli altri collaboratori, Paolo Lazzarin e tutti i fotografi, Giampaolo Calzà, Stefano Maruzzo, Flavio Pettene, Jacob Tappainer, l'impaginazione, il progetto grafico di Andrea Dilemmi e per tutti, insomma, la CR Edizioni. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Dolomitici, venite su Facebook, e questa intervista opportunamente riparata, ma penso che sia buona la prima, la troverete poi anche su dolomitici.it sotto il pulsante interviste qui in cima, dove già esistono i nostri amici Mauro De Vettio e Marco De Bigontina. Questo è uno spazio che apriamo volentieri a chi ha qualche cosa di bello da raccontarci su questo tema. Grazie CR Edizioni, grazie Montagne del Veneto. Grazie a voi, grazie Dario, grazie Carla, grazie Gianluca e grazie a Mauro. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata.